Farmacia Letteraria, un podcast della scuola di scrittura Genius. Se avete una domanda, mandate un vocale 351-877-9461. Paolo, come si usano in maniera efficace gli avverbi? In qualunque manuale di scrittura creativa troverete la frase contro gli avverbi. È una frase precisa che viene ripetuta sempre. E naturalmente è una frase che spinge a togliere gli avverbi dalla conversazione, perlomeno dalla conversazione scritta, e cioè dalla narrativa, da quel dialogo che lo scrittore porta avanti con il lettore, con la sua voce, che sia una voce in prima persona, in terza persona, in seconda, un io narrante, oppure quel che volete voi, bisognerà sempre togliere gli avverbi. In effetti, l'avverbio tante volte è un modo per non trovare una parola migliore, è un modo per così cedere alla pigrizia. Se una persona si alza di colpo dalla sedia, ecco che noi usiamo il termine di colpo, che è appunto una forma avverbiale, oppure diciamo si alzò velocemente. Se invece dicessimo, scegliendo un altro verbo, scattò in piedi dalla sedia, ecco che non sarebbe più utile usare l'avverbio. Ma in realtà lo scrittore deve sempre usare ciò che gli sembra più naturale, più adatto, ciò che suona meglio nella sua lingua. Quindi, dopo aver tolto tutti gli avverbi perché suonano male, sarà costretto a magari a inserirne uno o due perché gli servono. C'è un romanzo di Andrea Camilleri che si intitola Il ladro di merendine, con protagonista il commissario Montalbano, che comincia proprio così: s'arrisbigliò malamente. Ecco, questo malamente, perché dovremmo toglierlo? Poi dopo c'è tutta la descrizione di come lui si sveglia, il linzuola nel sudatizio del sonno agitato per via del chilo e mezzo di sarde a beccafico che la sera avanti si era sbafato, gli erano strettamente arruvavugliate torno il corpo, eccetera, eccetera. Vedete, un avverbio che suona bene e poi una descrizione, non la pigrizia che ci avrebbe fatto togliere la descrizione, per affidarci solo all'avverbio. È la pigrizia che bisogna combattere, non l'avverbio. Farmacia Letteraria, un podcast della scuola di scrittura Genius. In 2 minuti rispondiamo a tutte le domande che vi fate mentre leggete un libro, oppure mentre lo scrivete. Radio Genius. Se ti piace, metti mi piace.